No, ma guarda, parliamo di questa partita, perché ormai ritornare indietro, va bene, abbiamo perso una gara, è un motivo in più per ripresentarci alla prossima, cercando di, anzi, dovendo fare sicuramente meglio di come abbiamo giocato. Noi ci capita a volte di vincere le partite, di essere molto contenti, altre volte di perdere come è successo sabato, riconoscere la bravura, la forza dell'avversario che ha meritato di vincere, mi sembra che mettiamo un bel punto e pensiamo alla prossima senza fare troppi giri di pensieri, no? Perché ogni partita è da scoprire poi sul campo, è chiaro che noi se non altro abbiamo avuto domenica, lunedì e martedì per prepararci a questa gara, è una partita come tutte quelle di Champions, mai banale, sempre difficile, dove incontri squadre comunque che hanno vinto il loro campionato, sono abituate a vincere, sono abituate a giocare per risultato pieno e lo fanno in Europa sicuramente con buona condizione, con buona qualità e quindi le partite in Champions non sono mai scontate. Ma indubbiamente rispetto all'esordio di Zagabria abbiamo fatto dei passi, indubbiamente dei passi avanti. Sappiamo che questa è una competizione, come dicevo prima, dove il livello di condizione, di intensità del gioco, anche se non incontri magari il Liverpool o l'Ajax come faremo dopo, ma è sempre molto molto alto. E sotto questo aspetto noi, non è una novità per noi e quindi arriveremo sicuramente più attenti e sapendo che la partita sul campo andrà giocata al meglio per poter fare risultato. Io credo che a questi livelli le squadre si conoscono tutte molto bene. Noi abbiamo seguito molto il Mittelland, così come loro hanno seguito noi già dal giorno del sorteggio e così con le altre squadre. Oggi ci sono mezzi per. Anche se magari il Covid ti impedisce di andare direttamente a vedere le partite negli stadi, però riesci comunque a conoscere tutto quello che è necessario dell'avversario. Quindi noi abbiamo le nostre caratteristiche, loro hanno le loro, sono due squadre che domani sappiamo quando scenderanno in campo come gioca uno, come gioca l'altra. Sotto questo aspetto non credo che nella Champions ci siano delle sorprese. Penso che il Coppa Italia è rimasto più su lì, ma quella lì anche era una partita che potevamo vincere, ma alla fine abbiamo perso. Ma lo sappiamo che le squadre danesi sono tatticamente e fisicamente sono molto forti e quindi abbiamo seguito anche loro e quindi domani lo sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo preparato al meglio e poi vediamo domani in campo. Cioè, il percorso delle squadre, della nostra in particolare, non è sempre tutto in salita, è fatto ogni tanto di qualche buca, di qualche sconfitta, qualcuna anche sonora, e poi magari abbiamo sempre trovato la forza di migliorarci, di ripartire. Il detto che accennavo tante volte, che o vinciamo o impariamo e non perdiamo mai, vale sempre. Poi dopo è normale, nessuno di noi pensa di poter vincere e di avere un percorso sempre positivo. L'importante è che poi ogni tanto, quando ci capita di perdere, speriamo non tanto spesso, si possa ripartire nel modo migliore. Una squadra che gioca un calcio moderno, molto aggressivo, che pressa molto con tutta la squadra, che è sicuramente una squadra organizzata, che fa dell'entusiasmo e anche dell'intensità, le qualità migliori, poi anche alcuni giocatori di valore sicuramente che gli hanno permesso di vincere il campionato, come ho detto prima, quando vinci i campionati in qualunque paese, e senza contare che la Danimarca ha una nazionale anche molto forte, quindi ormai non è più una squadra nuova nella Champions, ma ormai chi vince i propri campionati vuol dire che ha del valore. Credo che è sempre l'aspetto offensivo, gli attaccanti che sono quelli, ma non solo Sisto, sono quelli più pericolosi. Il primo obiettivo è quello di
limitare la loro pericolosità e poi mettere in pratica quelle che sono le nostre armi per poter cercare di vincere la partita. Certo che ho riguardato la partita anche i giorni dopo, ma da un certo punto in poi devi dimenticare e guardare in avanti, se no rimani sempre lì e pensi sempre male e devi guardare sempre in avanti. Certo, 2 o 3 giorni va bene, ma poi devi andare avanti. Oggi siamo qua in Danimarca e domani ci aspetta una partita molto, molto importante, e quindi se pensiamo ancora da 3 mesi fa non ci siamo preparati bene. No, è difficile, ti devi mettere sempre gli obiettivi, ma gli obiettivi abbiamo dentro la squadra e ci facciamo noi, non dovete sapere voi, e noi guardiamo sempre partita dopo partita, e domani c'è la Champions, e se pensiamo a un'altra cosa abbiamo sbagliato, e quindi domani vogliamo vincere e gli obiettivi facciamo noi dentro la squadra. Bene, bisogna giocare, è stato fermo parecchio. E quindi fisicamente, atleticamente è sicuramente un buon livello, giocando può alzare ancora di più la sua condizione, però è un giocatore ormai recuperato. Abbiamo visto tutte le partite, le ultime partite di campionato, compreso l'ultimo 3-1 contro l'Odense, abbiamo visto le partite con lo Young Boys, abbiamo visto le partite con lo Slavia Praga. E quindi penso che abbiamo una buona conoscenza di questa squadra. Abbiamo visto giocare 4-3-3 in Champions, 4-2-3-1 sempre in campionato, alternando, però il gruppo essenziale di giocatori che hanno sempre giocato è quello, e poi magari c'è qualche altra alternativa per poter applicare durante la gara oppure dall'inizio. Non è un torneo che si sta svolgendo né in Champions né in campionato che tutti vorremmo, quindi tutte quante le squadre stanno cercando comunque di andare avanti con la competizione, cercando di tenere sia il campionato che i vari campionati in tutta Europa che la Champions. Io sono tra quelli che spero che si continui a giocare, anche se come tutti vorrei che tornasse la gente allo stadio, ma questo non possiamo deciderlo noi, solamente quando tutti quanti in Europa e nel mondo saremo stati capaci di sconfiggere questo virus potremo tornare a giocare al calcio col pubblico come prima. Tanto, perché giocare davanti ai nostri tifosi è un'altra cosa, quindi ci manca abbastanza forte.